Ciao a tutti! Come potete intuire dal nome, questo è l'ennesimo canale che romperà le ciuffole per quelli che in Italia vengono comunemente chiamati cartoni animati. Non voglio perdermi in chiacchiere, quindi partiamo! In quarta posizione troviamo Oliver and Company. Non so se lo avete mai visto, ma se non l'avete fatto vi consiglio vivamente di recuperare questo classico. Il finale di Oliver & Company è tutto sommato un buon finale, ma poteva essere fatto meglio, secondo me. In che senso? Di cosa parla questo film? Di Oliver, certo, un gattino randagio che vive a New York. E che per sopravvivere nella grande metropoli entra a far parte della banda di cani randagi del signor Fagin, o nullatenente. Vediamo che cosa avete rimediato. Non vale niente! Cosa avete combinato? Oh, e adesso come faremo a pagare Sykes? Oh, con un gattino! Il signor Fagin deve soldi a un tipo lusco, che minaccia di uccidere lui e i suoi cani se non si sbriga a sanare il debito. Adesso non voglio stare qui a spiegarvi tutto il film, ma in sintesi, Oliver viene adottato da una bambina, appartenente a una delle famiglie più ricche di New York. Fagin, che se ne accorge dopo averlo ritrovato, ne approfitta chiedendo un riscatto per l'animale. Peccato che all'incontro, invece dei genitori della piccola, si presenta... Ecco, ho anche portato questo per riaverlo. Oh, ho portato il salvadanaio. L'antagonista del film, però, in agguato, capisce che la bambina vale molto di più del gattino e la rapisce. Sarà Fagin, con l'aiuto dei suoi animali, a rischiare la vita per salvarla. Arrivando al punto, Oliver, alla fine, va a vivere nella villa della bambina. Ma Fagin... E se la deve piangere il culo, tesoro? Lui torna per strada a fare il barbone e a vivere di espedienti. Io non dico di dargli una ricompensa, perché in fondo è stato lui a mettere nei guai Jenny, così si chiama la bambina. Ma almeno che so, dargli un posto di lavoro? Caspita, quest'uomo è riuscito a costruire questo! Vuoi che non sia utile in una grande villa come aggiusta tutto? Non so, mi è sembrato un po' crudele. Cremazza al culo! Hai se povera e chiedere la memosina! In terza posizione ho messo Pinocchio. Il finale di Pinocchio è stato fatto, come dire... Oh, se mi permetti, a cazzo di cane. Sì, perché andiamo, l'abbiamo visto tutti camminare sott'acqua senza problemi. Quindi non può annegare. E allora perché in questa scena muore? Forse perché si è rotto? Ma non mi sembra rotto. E anche se fosse, è un burattino, lo aggiusti. È come se avessero voluto rendere la scena più tragica. Ma secondo me avrebbe avuto più senso farlo arrivare vivo sulla spiaggia e poi far arrivare la fata che, per premiarlo del suo comportamento giusto, lo trasformava in un bambino vero. Ma cosa c'è nel cervello? Le scimmie urlatrici? In seconda posizione c'è La spada nella roccia. Un classico davvero bello e a cui non so perché è stato dato davvero un finale brutto. Anzi, peggio, un finale monco. Sì, perché per me quello non può essere definito finale. Ve lo ricordate? In pratica abbiamo Simola, che è diventato re, cerca di scappare, spaventato da quella nuova vita piena di responsabilità. Oh. Non posso fare il re, Anacleto. Io non so nulla di come si governa un paese. Te l'avevo detto di lasciare quell'arnese nella roccia, ragazzo! Io fuggirò. Ecco cosa farò. Dovranno rassegnarsi a trovare qualcun altro. Meglio la porta laterale, Simola! La porta laterale! Viva il re! E viva il re! Di solito, quando il protagonista non è pienamente soddisfatto di dove è arrivato, non si è alla fine del film, ma poco prima della sua risoluzione. Faccio un esempio con un altro classico, per farmi capire meglio. La Bella e la Bestia. Belle, dopo la famosa scena del ballo, quando la bestia le chiede se è felice, risponde di sì. Ma in realtà le manca il padre. Immaginate se il film fosse finito così. Non so, forse avevano finito il budget. Lasciatemi nei commenti informazioni a riguardo, se lo sapete. Ah, non lo so io! In prima posizione, Taron e la pentola magica. Diciamo che già il film in sé non è un granché. Se poi ci aggiungiamo anche un finale senza senso, ancora peggio. Cosa c'è che non va in questo finale? Analizziamolo insieme. Ok. Taron è riuscito a liberarsi e si trova in un punto in cui può lanciarsi nella pentola magica e porre fine al maleficio in atto.
Ma prima che si sacrifichi, interviene Kurgi, che si getta al posto suo. Tutto molto commovente. Peccato che le streghe avevano detto che doveva essere un umano a sacrificarsi. E Kurgi non so cosa sia, ma di certo non è un umano. Un essere umano deve entrarci dentro di sua spontanea volontà. E tuttavia il povero scemo non ne uscirà mai più fuori vivo. E voi cosa ne pensate? Tra i classici Disney, qual è quello con il finale più brutto? Ma io che cazzo ne so?